Konnichiwa, madame e messieurs, e ben ritrovati in un nuovo video di Into the Forkay. Ok, basta fare i cretini. Ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the Forkay dedicato alle uscite italiane in 4K, ovvero di febbraio 2022. Ma dato che sono abbastanza le uscite di questo mese, io direi di iniziare subito. Partiamo con il giorno 2. Il giorno 2 uscirà Ghostbuster Legacy, l'ultimo capitolo, da poco, anche pochissimo, è uscito al cinema, praticamente quasi ieri, ma che io ho prenotato sotto un'altra forma. Di fatto uscirà il 2 febbraio anche il cofanetto contenente il primo e il secondo capitolo. E voi direte: ma Moreno, ce l'abbiamo già in 4K? Pure io ce l'ho già. E no, perché come Labyrinth e i Karate Kid, beh, Karate Kid 1, avrà un nuovo grading in Dolby Vision. Oltre ad avere anche il libro dedicato al making of del primo film, che è un libro che era uscito negli anni 80 ed andato esaurito, rarissimo, un libro rarissimo, l'hanno ristampato, ma ragazzi, sono già sicuro che ce lo becchiamo tutto in inglese quel libro. Quindi io ho prenotato il mega cofanetto. Lo so, è una bella spesuccia, però ragazzi, non fossi cresciuto con i Ghostbuster non me ne sarebbe fregato niente, però per me Ghostbuster è da bere adesso. Quindi tanti extra, ma poi del cofanetto di Ghostbuster ci ritorniamo sopra quando mi arriverà, e allora faremo un bel video unboxing e vi elencherò tutti gli extra, eccetera, eccetera, anche perché questo cofanetto è già andato esaurito, quindi se lo volete, ciao, non c'è più, è andato esaurito. Ma anzi, se riuscite a trovarlo da qualche store, magari ne ancora una o due copie, siete fortunati. Ma passando all'ultimo film di Ghostbuster Legacy, che uscirà anche in versione steelbook, avrà un Master 4K, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos in inglese e italiano in DTS HD, Master Audio 5.1, quindi ci siamo persi l'Atmos italiano cinematografico, che hanno detto fosse meraviglioso e da riferimento. Andato, non ce l'abbiamo. Poi, come extra, avremo, ne abbiamo uno, Easter eggs rivelate, Ghostbuster, uno sguardo indietro, uno sguardo avanti, riportare la Ecto 1 in vita, la guida di Gearhead ai gadget di Ghostbuster, effetti speciali, i fantasmi dell'aldilà, scena eliminata, è mai troppo tardi? evocare lo spirito, fare Ghostbuster Afterlife, ovvero Legacy da noi. Ma saltiamo al giorno 10 e uscirà il 10 Baby Boss 2, Affari di famiglia. Il disco avrà un Master 2K, HDR10, Dolby Vision, Atmos in inglese e italiano in, teoricamente, Dolby Digital Plus 7.1. Come extra avremo un commento audio, video musicale, un cortometraggio inedito e piccoli dietro le quinte per la durata di 35 minuti totali. Sempre giorno 10 con Matrix, ci risiamo, in versione Titans of Cult. Il primo capitolo uscirà in versione Titans con il solito packaging, ragazzi, tutto verde. Carino, carino, non mi dispiace. Con la steelbook all'interno, una spilletta e un magnifico magnete. All'interno ci saranno gli stessi dischi già usciti, quindi 4K come master, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos in inglese e Dolby Digital 5.1 italiano. L'Atmos in inglese è davvero, davvero bello. Come extra, ragazzi, sono gli stessi extra, sono sempre quelli. Sempre, sempre quelli. Sempre giorno 10 anche con Cry Macho, Ritorno a casa, disponibile anche in versione steelbook. L'ultimo film di Clint Eastwood uscirà con Master 4K, HDR10, DTS HD Master Audio 5.1 in inglese e italiano Dolby Digital 5.1. All'interno, come extra, troveremo due featurette di 12 e 7 minuti in totale. Sempre giorno 10 uscirà Il Trono di Spade The Complete Collection. Ragazzi, sono gli stessi dischi che sono già usciti da noi, ma da noi è uscita solo la versione steelbook e questa è la versione cartonata normale, ok? Che costa un pelino meno.
Beh, anche se guardate bene, vi trovate più o meno allo stesso prezzo anche la Steelbook, se date un'occhiata, ma io non ho detto niente. All'interno troveremo sempre gli stessi dischi, e per chi diceva, ma ci sono anche tre bonus disc? Ci sono anche nella versione Steelbook, che manco io lo sapevo, sono andato a vedere, ah, ma ce li ho anch'io i tre bonus disc. Sono sempre gli stessi dischi. 2K, Atmos inglese, Dolby Digital 5.1, quindi sempre stessa roba. Passiamo al giorno 11, uscirà La famiglia Addams 2, il secondo capitolo del film d'animazione, uscirà da noi in formato 4K, disco 4K, e uscirà anche in 4K in Scandinavia, mi sembra. Comunque, Master 2K, HDR10, DTS HD, Master Audio 5.1 per l'italiano e l'inglese, e anche qui c'era l'Atmos italiano cinematografico e ce lo siamo perso. La versione estera, e sì, non vado a rivedere, ma mi sembra proprio che sia la scandinava, ha anche l'Atmos inglese all'interno, ovviamente non c'è l'italiano, però anche l'Atmos inglese, quindi noi non abbiamo né l'Atmos inglese né anche l'Atmos italiano cinematografico. Non importa, è un peccato che paghino per creare questi mix e potrebbero darceli su disco. C'è? No, perso per sempre, andato, non lo vedremo mai più, non lo sentiremo mai più. All'interno come extra, tre piccoli extra di 8, 2 e 4 minuti. Giorno 15 per gli Eternals in versione Steelbook, film che ho visto in streaming, non è assolutamente brutto, ma mi è bastato in streaming. Per collezionismo lo recupererò quando lo troverò, almeno che meno. Master 4K, HDR10, Dolby Atmos in inglese, Dolby Digital Plus 7.1 in italiano. Alarm, alarm, non è contenuto il grading all'interno in Dolby Vision, ma lo potete trovare solo sul Disney Plus, e solo sul Disney Plus potrete vedere anche la versione del film con le scene IMAX allargate sopra e sotto. Qui sul disco sarà tutto presentato in 2:41, tutto in formato panoramico, non si allargherà mai lo schermo. Quindi, se volete vedere la versione, chiamiamola pensata per il cinema, anche se tutte le interviste di quanto spingono sto IMAX sono tutte uguali come pubblicità, comunque sul Disney Plus troverete la versione con le scene IMAX. All'interno, commento, due making of, gag reel e scene eliminate. Passiamo al giorno 16 e arriva un film che mi mangio le mani, che non sono potuto andare al cinema a vedermelo. Uscirà l'ultimo film di Mainetti, ovvero Freaks Out, in versione 4K, e ci sono anche due versioni da comprare. Ce n'è una con le card all'interno e poi c'è anche la versione con il poster autografato, sempre in 4K. Quindi decidete voi quale volete. Freaks Out avrà un Master 2K, HDR10 e italiano in DTS HD Master Audio 7.1. Lo stesso mix che è uscito anche in sala era 7.1 anche in sala. Quindi io sono molto contento, molto molto molto. È già ordinato il film, me lo voglio vedere istantaneamente. Come extra, making of, effetti speciali, la colonna sonora, scene eliminate, storyboard e video gallery artwork, oltre che le papere e il trailer. Il 16 uscirà anche la battaglia di Hawsuck Ridge, sto perdendo la voce e non so perché, in versione 4 cult. Ragazzi, sono gli stessi dischi già usciti di La battaglia di Hawsuck Ridge. Sono gli stessi dischi già usciti, ma qui ci hanno aggiunto anche la card da collezione. Master 2K, HDR10, DTS HD Master Audio 5.1 in italiano e in inglese, e no, non c'è l'Atmos inglese del cinema. Nel disco 1080p, making of di 1 ora e 10, io questo film non l'ho mai visto, quindi quasi quasi mi recupero la versione non 4 cult, che costa molto meno di questa con la card. Un grazie ai veterani da parte di Mel Gibson della durata di 1 minuto, c'è Mel Gibson che ringrazia i veterani, e scene eliminate e trailer. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Giorno 23 e io aspetto sempre la Disney a fine del mese, perché arriva sempre con l'uscita del mese dopo, te la spara sempre gli ultimi giorni del mese. Uscirà Kingsman: Le origini in versione Steelbook.
Lo stesso disco uscirà anche in Inghilterra, ci saranno le stesse tracce all'interno per la versione 4K. Stesso disco, Master 2K, HDR10, Dolby Atmos in inglese, Dolby Digital Plus 7.1 in italiano, la traccia Atmos italiana se n'è andata e anche qui abbiamo due tracce e forse c'è anche la polacca in 5.1 come traccia nel 4K. Comunque anche qui c'era tutto lo spazio del mondo, la traccia Atmos italiana neanche in Dolby Digital Plus me l'hanno ficcata, neanche quella, neanche in streaming la possiamo sentire l'Atmos italiana. Vabbè, non importa, va bene così. All'interno come extra due featurette e penso proprio di aver capito, dato che era tutto diviso in capitoli, la descrizione degli extra, ci sarà come gli altri due film, che vi ricordo ho già fatto le recensioni e sono dischi da avere, secondo me ci sarà all'interno un mega documentario come gli altri due film. Io lo spero proprio, perché gli altri due film, tra un'ora e mezza uno per il primo capitolo e due ore di documentario del secondo, io mi aspetto la stessa cosa da questo disco. Ma passando al giorno 24 avremo Resident Evil, welcome to Raccoon City, anche in versione steelbook. L'ultimo capitolo, ovvero reboot, remake, si ricomincia da capo e questa volta, da cosa mi hanno detto, basandosi sui videogiochi, Deo grazia, e non prendendo la strada alternativa di Milla Jovovich, avrà un Master 4K, HDR10, Dolby Atmos in inglese e DTS HD Master Audio 5.1 per l'italiano. All'interno tre featurette, mi spiace non so dirvi la durata, ma sono solo tre featurette. Poi chiudiamo il mese con Danko in versione 4 cult. Questo, ci siamo dietro sto film da quando è uscita la Studio Canal, che speriamo e aspettiamo. Finalmente esce anche da noi, versione 4 cult, ovviamente il master, nuovo restauro, scan negativi originali e 4K, HDR10, 100% oramai lo do scontato, Dolby Vision, DTS HD, Master Audio 5.1 per l'inglese e la 2.0 per l'italiano. Nel disco 1080p da noi era uscito senza extra. Nel 4K, io dico forse e dico forse, potrebbero copiare il disco Studio Canal, che conteneva due extra in HD, più o meno di 26 minuti, e 4 extra in SD, della durata di 46 minuti. Lo spazio per mettere sti sputi di extra, perché tengono uno sputo nel disco 4K, io spero che li mettano e li sottotitolano, perché due dischi veramente vuoti mi spiacerebbe abbastanza, anche se voglio vedermi Danko, sono tanti anni che non lo riguardo. Però chiudiamo le uscite del mese con un 4 cult. Ragazzi, io vi ringrazio di avermi seguito fino adesso, vi ricordo che tutte le news le sparo sempre prima nel canale Telegram, trovate tutte le informazioni qui nella descrizione del video, Facebook, Telegram, eccetera eccetera. Io appena esce il pre-order da Amazon, io ve lo sparo nel canale. Mi è più comodo spammare tutto da lì. Quindi non vi rompo ulteriormente. Ah, ancora un appunto. Già dal mese di gennaio ho allargato, tratto sempre 4K, però metto fuori anche le uscite in 1080p. Cerco di stare dietro anche alle uscite 1080p. Vi metto i link, vi metto tutte le date di uscita, eccetera, eccetera. Quindi ci sto provando ad allargare anche solo con le uscite il mercato 1080p. Quindi dateci un'occhiata se c'è qualche titolo che vi interessa del mese di febbraio. Anche perché se mi dite che vi piace come iniziativa, perché mi seguite ed è carino vedere anche le uscite 1080p, dato che passano ore per preparare tutte le uscite con le locandine per fare i post eccetera, potrei continuare anche nei prossimi mesi, però datemi un po' di riscontro per favore, se vi fa piacere. Io cerco su Amazon le uscite, controllo le date da altri siti, insomma, sono ore spese, quindi se vi fa piacere che continuo a farle le uscite solo in versione scritta e sui post e nel canale Telegram solo in versione scritta, ditemelo che io continuo anche per i prossimi mesi. Comunque vi chiedo scusa, non so perché mi sta sparendo la voce, non lo so, ma deve sempre succedere qualcosa quando registro un video o faccio un audio, quindi chiudiamola qui.
vi ringrazio a tutti, grazie del supporto che mi date sempre e ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K, anche perché marzo, già febbraio con Ghostbuster c'è da piangere, ma marzo sarà un brutto mese per il nostro portafoglio, brutto, quindi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K, sayonara a tutti e bye.